Bene, eccomi qui puntualissimo. Non vedo Barney. Facciamo schiantare l'astronave sulla Casa Bianca e uccidiamo il presidente Gumbel. A dire il vero, lui è qui dall'alba. Ciao, Homer. Da quando mi hanno proibito di bere, ho recuperato il mio equilibrio e la mia dizione. Osserva. Sono il perfetto modello di un moderno maggior generale su tutto del mondo vegetale, animale e minerale. Ah, quello non è niente. Guarda qui. C'era una volta un uomo venuto da Nantucket. Ho bisogno dei miei spinaci! Medicina! Scommetto 400 alambicchi sul nuovo arrivato. Signori, vorrei presentarvi i due astronauti professionisti che accompagneranno nello spazio il vincitore, Rhys Banyon e Buzz Aldrin, il secondo uomo sulla Luna. Il secondo viene subito dopo il primo. Allora, Barney, so che ci dai dentro alla grande. Io non credo che questa gara sia già terminata, Buzz, se questo è il tuo vero nome. Penso che rimanga ancora una cosuccia chiamata competizione in costume da bagno. Non c'è nessuna competizione in costume da bagno, Homer. Vuol dire che mi sono depilato la zona bikini per niente? Signori, avete lavorato molto duramente. In un certo senso siete entrambi vincitori, ma in un senso ancora più preciso, Barney è il vincitore. Congratulazioni, Barney. È molto nobile da parte tua, Homer. Unisciti a noi per un brindisi. Alla missione! Ci risiamo! Oh, fermalo! Dammi la bottiglia! Barney, no! Lasciatemi! La vado! Oh no! Non riesco a capire. Quello era champagne analcolico. Bene, Homer. Pare tu sia il vincitore per ritiro dell'avversario. Ritiro? Yuhuu! Le due parole più dolci della nostra lingua, mitico! Ritiro! Ritiro! Aglio! Dove hai preso quel coso? Eredità.